It's 3:45. Outside is cold, but not inside. I'm talking with you. Hi. Buongiorno! Si ricorda di me? Dai, ci siamo conosciuti in università, su un campo di calcio. Piacere, Francesco. Aristotele. Aristotele. Ma è il mio nome. Come Aristotele? No? Il suo cognome. È il mio cognome. Posso sedermi? Sì. Anche se della verità stavo aspettando che arrivasse la mia anima gemella. Io vengo ogni giorno qui a leggere. Io sono appassionato di letteratura. Lei? Io di arte. Mi interesso di Picasso. Ma veramente? Le dirò di sì, i colori, il cubismo, l'ha mai sentito parlare? Come no? Ne abbiamo parlati anche sul calcio, sul campo da calcio, quando le ho dato la borraccia, i palloni. Ah, ho capito, adesso ho inquadrato il tipo che lei. Ho capito. I colori, la magnificenza di Picasso, le sue forme, il suo mettersi in posa. Incredibile, Picasso. Cosa sta leggendo? Manuale della piccola agricoltore. E quindi niente che riguardi questo pittore. Pittore favoloso. Oh. Ah, Picasso. Sì. Lo conosco bene. Dovrebbe interpretare la sua lingua. Dorare le parole, sua scultura delle figure. Vedo che lei è forbito con le parole, cioè lei proprio è un appassionato. Non è un finto, non è uno che si improvvisa. Guardi i colori. È veramente un critico d'arte. Lei si immagini un quadro di Picasso. Trova. Me lo immagino ogni mattina. Quando mi alzo e dopo che ho dormito accanto al mio compagno di stanza, che è proprio brutto come i disegni di Picasso, c'ha un naso che è uguale, più lungo il naso del piede. Pensi che Picasso nasce in Francia? Ma dai, sai che pensavo fosse nato in Albania? No, ho sbagliato. Ma ci siamo quasi. Quasi. Però è un po' più sul classicismo. Sa cos'è? Io sono più ferrato sui ritratti di donne. Deve conoscerlo. Vede, e siamo a tornare alle donne. Lei mi ha occupato la sedia della mia anima gemella. Io in qualche modo, cosa le devo dire? È interessante quello che dice lei. Però io sono qui che... Ma anch'io vedo le stelle, vedo questo Picasso con una luce, direi... Io guardi che troppo devo... Ma lasci stare, venga con me, anzi se posso vengo io con lei. Però lasci stare. Dove vuole venire? Questo Picasso è incredibile. Perché a me piacciono le donne, primo. Poi l'arte è importante. Guardi, mi ha fatto beccare da una zanzara. Guardi, mi ha morso. Ma c'è un dottore ogni tanto che dice... Prendi questo, prendi sì. Ma lei si fida dei dottori? Se giocano a calcio con me. Guarda che sono capaci di chiedermi una parcella di 100 euro per analizzarmi la puntura di una zanzara. E io non è che sono nato sotto il cavolo. Allora parliamo di donne. Cosa ti ha detto ieri quella là? Dei quadri, dei colori di Picasso, cosa le ha detto? Saluto, guarda che... L'ha portata in un trono? Sto perdendo il treno, mi ero distratto e... Comunque, ci vediamo senz'altro, non si preoccupi che... Io torno qui, mi stia bene. Ma dove l'hai andato quello? Stavo parlando di... Stavo confabulando di lui, di quello immenso. Ma è andato... Signora, lei l'ha visto? Signora! Ciao! Ciao! Allora, come ti chiami?
Mi chiamo Francesco. Cognome? Angelilli Spontorno. Ok, Francesco, là, raccontaci del tuo percorso artistico teatrale. Ma il mio percorso è iniziato facendo un po' di sport con alcuni dottori, poi ho iniziato molto a avere risultati con queste persone, coppe, mica coppe, poi ho trasformato il mio gioco in studio un po' economico e un po' in altri giochi tipo il ping pong o corsa campestre. Sono molto acculturato nell'arte, mi piace molto le mostre, i teatri. Bello, sono tutte cose molto interessanti. Con empatia ci sono molte persone che mi hanno accompagnato che vorrei che entrassero nella mia anima come sono entrati nella mia. Bello, una cosa reciproca, insomma, sì. Tu in loro e loro in te. Sì. Bellissimo. Quindi le tue passioni sono il calcio, mi hai detto la sei lettura, un fortissimo attaccante, hai fatto 60 gol. 60 complimenti. Gol l'anno scorso. Da Guinness dei primati, bravissimo. 60 gol in 10 partite. Meglio di così. Sì. Nella storia del calcio sei entrato. Bravo. Francesco, hai detto che vuoi salutare qualcuno, giusto? Se me lo permetti, certo, sì. Vai. Vorrei salutare tutte le persone che mi conoscono, dalla mia famiglia, Michele, Maria Antonietta, Franca, Elena, Luca, Arianna, Mitra Puledi, Silvia. Mitra la saluto tantissimo perché mi ha permesso di sapere un po' la cultura francese. Poi vorrei salutare Daniela, tutti i miei compagni di calcio che mi hanno accompagnato, la mia squadra di calcio del Figino, la mia squadra del calcio dei Bonola Boys, i miei vecchi giocatori di calcio, tipo giocatori che giocano in Serie A, e poi tutte le persone che come me fanno degli sforzi per avere un'empatia giusta con i loro, con le altre persone. Mi piace la letteratura, ho scritto un canovaccio che ho chiamato Aforismi in libertà, spero che abbia successo e che ti possa dare una carica anche a te se nel caso dovessi averla. Senz'altro. Non buttarti come una tartaruga col guscio, ma sì, bello duro, e io sono una persona così. Quindi rimango nei miei saluti dove sono e se arriveranno a destinazione a tutti quelli che mi hanno accompagnato con le loro spinte emotive, con i loro. Ok, fai un saluto a tutti quelli che ti stanno vedendo. Un saluto a voi e dai che Francesco è con voi e vi ha sempre voluto bene.